Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto con me in un'avventura virtuale di 7 giorni attraverso l'Islanda. Quindi, se state pianificando il vostro viaggio in Islanda o se semplicemente cercate consigli su questa meta, siete nel video giusto. Mi raccomando, commenta e metti like e noi iniziamo subito. Giorno 1. Iniziamo il nostro tour in Islanda con la visita alla vibrante capitale Reykjavik. Tra l'altro è una delle capitali più a nord Europa che si merita quindi una bella visita. Iniziate con Harpa Concert Hall, un posto che ospita tanti concerti ma anche tante mostre. Continuate poi per le stradine di Reykjavik che vi porteranno alla famosa Rainbow Street, dove magari scattare qualche foto, e Rainbow Street vi porterà dritti all'Hallgrímskirkja, la chiesa famosa che riprende le colonne di basalto islandesi. Stesso il passeggiare per Reykjavik è un'esperienza, siccome è una città molto piccola, tutto il centro si racchiude in un paio di chilometri. Quindi visitate i negozi, godetevi un caffè e poi nel pomeriggio vi rilassate nelle bellissime acque geotermali di Sky Lagoon o di Blue Lagoon, molto famose e molto belle. La differenza è solo che Sky Lagoon è la più recente, Blue Lagoon è la più storica. Per quale scegliere vedete stesso voi su internet. Io comunque vi consiglio Blue Lagoon, che è quella più estetica, quella comunque più storica e affascinante. Ma entrambe sono il luogo perfetto per rilassarvi dopo un lungo viaggio ed iniziare questo bellissimo tour in Islanda col piede giusto. Ah, tra l'altro, se questo video raggiunge 100 like in una settimana, vi faccio un video con le top 5 attrazioni nascoste e inedite da vedere assolutamente in Islanda. Giorno 2, iniziamo quindi a esplorare l'Islanda con una delle mete più turistiche di questo paese, anche più famose, il Circolo d'Oro, chiamato così perché appunto in questo cerchio di strada si raggruppano tra le mete più belle da visitare in Islanda. Voglio dire che questo è un tour classico, quindi con le cose che sono assolutamente da vedere. Ovviamente, se voi recuperate tutti i miei video nelle mie playlist, potete trovare dei posti extra che comunque vi raccomando di vedere. Quindi iniziate con Ting Valley, il parco nazionale, dove potrete camminare attraverso le placche tettoniche nordamericana ed eurasiatica. È un'esperienza unica al mondo e ci stanno sicuramente dei bei paesaggi, anche una piccola cascata, Xarafoss, mi sembra che si chiami, molto carina. Continuate poi il vostro tour verso Geysir, il geyser più attivo in Islanda. In realtà il geyser si chiama Strokkur perché Geysir si è tappato qualche anno fa, dove se aspettate dai 7 ai 10 minuti vicino Strokkur erutterà con un getto dai 12 ai 15 metri, comunque bellissimo da vedere anche da fotografare. Continuate poi con Gullfoss, la cascata d'oro, che negli anni 70 stavano per chiudere per creare una centrale idroelettrica. Grazie a una signora, la prima attivista islandese, poi non è stata chiusa per fortuna e oggi ci possiamo godere questo bellissimo spettacolo. Se avete tempo visitate anche Vulcano Kerit, unica attrazione del Circolo d'Oro che però è a pagamento, vabbè comunque è giusto il prezzo di un caffè. Un vulcano inattivo a cui all'interno si è formato un piccolo laghetto, molto bello da vedere e comunque c'è una passeggiata molto carina da fare attorno al cratere. Giorno 3, veniamo quindi al giorno delle cascate, come lo chiamo io. Iniziate visitando Seljalandsfoss, un premio in più per voi se imparate a pronunciarla bene. Molto particolare questa cascata perché è possibile camminare dietro al getto dell'acqua e comunque è un panorama unico. Subito dopo Seljalandsfoss a fianco c'è una cascata più piccolina che si chiama Glufabui. Mi raccomando, portate vestiti impermeabili perché voglio queste due cascate vi farete sicuramente la doccia. Continuate poi con Skógafoss, la cascata regina, maestosa, bellissima e stupenda. Potete visitarla sia camminando in pianura verso il getto della cascata, ma vi consiglio anche di fare 357 scaline che vi portano poi a vederla direttamente da sopra. A Skógafoss magari potrete vedere il bellissimo arcobaleno creato poi dalla nebbia della cascata. Dopo Skógafoss a fianco c'è una cascata bellissima, una delle mie preferite, che si chiama Kvernufoss. Anche qui è possibile camminare dietro al getto dell'acqua, però questa è un po' più particolare perché è meno turistica. È un po' più intima come cascata. Vi invito quindi ad andare dietro al getto dell'acqua e restare 10-15 minuti in silenzio, semplicemente a godere del silenzio e del suono della natura. Giorno 4, il quarto giorno è dedicato alla zona di Vik, del piccolo villaggio islandese dove si raggruppano alcune cose da visitare assolutamente.
come appunto il promontorio di Dyrhóli, stupendo, uno dei miei posti preferiti in Islanda, e la spiaggia di Reynisfjara, famosa non solo per i bellissimi faraglioni e le colonne di basalto, ma anche perché purtroppo è una spiaggia disgraziata, dato che alcune persone hanno perso la vita per colpa delle onde molto forti e assolutamente pericolose. Quindi fermatevi a Vik magari per una pausa pranzo, o siccome c'è un supermercato, il Cronan, uno dei più convenienti per fare scorta nei prossimi giorni, e poi continuate il vostro viaggio verso Vatnajökull. Ovviamente andando verso Vatnajökull ci sono delle cose da visitare, ma questo ve lo racconto tutto nei miei video, che potete recuperare semplicemente nella mia playlist sull'Islanda. Giorno 5, la giornata dedicata agli acciai. Visitate quindi Jökulsárlón, la laguna glaciale dove hanno girato tantissimi film ed è uno dei posti più belli nel mondo, e la vicina Diamond Beach, famosa e unica appunto perché sulla spiaggia nera si riversano tanti iceberg che diventano poi come dei diamanti su velluto nero. Molto bella se volete fare delle foto, molto estetica. Non perdetevi poi comunque la vicina laguna meno famosa Fjallsárlón, che comunque merita una visita. Magari soggiornate in zona, continuate il vostro giorno all'esplorazione e sempre nei miei video potete trovare qualche posto extra da visitare se avete tempo. Giorno 6, continua la nostra giornata dedicata al ghiacciaio Vatnajökull. Quindi visitate il vicino parco nazionale Skaftafell, bellissimo, famoso non solo perché anche qui hanno girato tanti film, ma anche perché c'erano gli astronauti della NASA che facevano le esercitazioni per andare sulla Luna, siccome il paesaggio qui è molto lunare. Ma potete fare anche il bellissimo trekking verso la cascata Svartifoss, unica perché è una cascata con delle colonne di basalto nere, molto bella, ve la consiglio. Se potete, prenotate una visita guidata allo ghiacciaio Vatnajökull, quindi proprio dentro le grotte. Allora, voglio questa esperienza, non potete farla da soli, assolutamente, va fatta per forza, per legge, ma soprattutto per sicurezza, con una guida esperta che potrete trovare su internet. Io vi consiglio Local Guide o Ice Peak Journey, sono molto professionali, molto bravi. Ok, veniamo al giorno 7, la giornata per tornare a Reykjavik e godervi un po' di relax. Quindi spendete tutta la giornata, la mattinata per guidare verso Reykjavik, magari fermandovi in quei posti che vi hanno colpito di più o che ancora non avete visitato, e una volta raggiunta Reykjavik potete godervi un po' di relax o magari una passeggiata tra i negozi. Ovviamente anche oggi, giorno 7, potete switchare con il giorno 1 per quanto riguarda Sky Lagoon o Blue Lagoon, la giornata relax alla spa. Io di solito preferisco farla l'ultimo giorno nei tour. E quindi con la capitale di Reykjavik si conclude il nostro tour in Islanda di 7 giorni. Mi raccomando, se questo video vi ha ispirato, vi ha aiutato, commentate, mettete like ed iscrivetevi al canale per supportarmi. Noi ci vediamo con il prossimo video o con la prossima avventura. Da Paolo, aiuto!